Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale! Madonna, le ore di editing dietro questa intro. Amici miei, siamo oggi tornati finalmente su Hearthstone e lo facciamo, mannaggia, a cazzo durissimo, con un deck con la quale affrontare la season del mese di giugno, di June, detto anche in inglese. Mentre tutti i ragazzi infatti si dilettano ad utilizzare i classici deck, i Vayne Shaman, Aggro Priest, Control Priest, Control Pala, Control Murloc, Quest, Rogue, Paladin, chiaramente ragazzi noi invece usiamo un deck molto più bello, molto più divertente, ma soprattutto ragazzi anche con una buona potenzialità. Infatti il deck di oggi ragazzi è un Odd e Egg Warlock. Io lo so che la gente non ci crede, no? Però ragazzi vi posso garantire che vabbè non è top tier 1 e vabbè devo far smetterla di far finta che lo sia perché l'abbiamo già capito che non lo è. Però ragazzi vi posso garantire che è probabilmente il deck più divertente che abbia giocato veramente a The Witchwood. Cioè ogni mese mi ricredo, però ragazzi ci sono dei deck spettacolari e questo è uno di quelli. Infatti ragazzi il fatto che manchi Gul'dan, il fatto che manchi il Fire eccetera si sente, ma si sente tra molte virgolette. Infatti ragazzi oggi vi dimostrerò come un deck come questo, che diciamo di potenzialità di cura ne ha anche poche, vince anche contro alcuni deck quali molto aggro, che adesso andiamo chiaramente a vedere. Ci tengo ragazzi a precisare che purtroppo la intro la sto riregistrando perché giustamente il video è registrato mentre ero a fine mese, poi per via di World of Warcraft e di altri video il video è slittato in avanti e fondamentalmente lo vedete nel mese di giugno, ma è l'ultimo giorno di season di maggio, ma poi questo non cambia un cazzo perché è comunque un deck che spacca i culi. Io come sempre ragazzi ringrazio Emanuele e Riccardo per avermi spedito queste altre cose a casa, questo qua è un ringraziamento a parte, e vi invito ragazzi miei a lasciare un bel like tattico, raga, un bel like tattico che mi supporta. Ci metterò 7 anni a editare la intro per fare. Ciao ragazzi, come state? No, dicevo così, ma questo è un discorso. Grazie mille ragazzi, se avete lasciato un bel like tattico, una condivisione, un'iscrizione, un commento, una masturbazione. No, quello non fatelo, però insomma grazie mille a tutti ragazzi per il supporto, sapete che per me è un grosso supporto, il vostro supporto per me è un supporto. Vi auguro quindi ragazzi una buona visione, noi ci vediamo domenica in live, mi raccomando venite che ci saranno le cose bazzicanti, particolari eccetera eccetera. E quindi amici miei, andiamo! Allora amici miei, Primo game, raga, mi sono appena fatto latte e cereali, Dio caro. Poi ho appena messo una foto anche su Instagram di me che dormivo col gatto. Quindi, raga, vi ricordo se avete cazzi che vi metterò qui da qualche parte. Aspetta che... Maremma puttana, qui da qualche parte il mio Instagram, grazie mille se lo volete seguire. Sono fatto latte e cereali, ma raga, sono le 10:30, no? Mi spacca il culo a me sta roba, mi spacca realmente il culo. Peraltro non so se l'ho detto nell'intro, ma mi sa che non l'ho detto e quindi dovrò riregistrare l'intro. Ma raga, sono stato, mi sa che sarò obbligato a riregistrare la intro perché questo video io lo sto registrando al 31 e quindi per forza di cose, a meno che non carichi il video indietro nel tempo, io non ho la possibilità di farvelo vedere durante la season di maggio, quindi lo vedrete durante la season di giugno. Comunque sia, raga, il deck rimane comunque buono, lo vediamo almeno a rank 3-4 perché sono lì che bacillo tra 3-4 testando, è molto molto carino. In ogni caso siamo contro, raga, un mage. La cosa a me non è piaciuta all'inizio, c'è da dire che però il ragazzo è abbastanza intrinseco perché mi parte senza Manowyrm, senza Nulce, ma Primordial Glyph è la prima carta che mi giochi. Io in realtà grazie all'Hero Power che non prendo, eccolo che si è attivato il figlio della merda. Guardalo come si attiva lo scroto vivente. In realtà non sono. Mi fa un piacere boy avere la conversione dell'anima, chiaramente, che mi fa pescare una carta senza prendere danni. Qua se io prendo la chiappatopi, avevo letto acchiappapippe, maremma puttana. La chiappapippe. Bellissimo acchiappapippe. Perché cazzo? Vabbè, la chiappatopi non posso neanche uccidere quello stronzo. Quindi sicuramente si fa così qua, giusto? E proca lui. E ci sta, maremma puttana, e ci sta. Non è vero, non ci sta, ho sbagliato, ma questo è un altro discorso. Però il Dark Pact non lo volevo utilizzare, chiaramente, no? Allora lui adesso mi svalanga, mi sbrucca, mi sbilla, mi sma. C'è di buono che non può fare la tempesta quella cinerea, perché sennò procca l'ovetto. E lui invece gli sbatte il cazzo di procca l'ovetto, tanto mi succhia il cazzo con la succhia cazzi qua. Me lo succhia, maremma merda. E vabbè, cubalo, mangiamo, evoca il 5-5, dopodiché ci mangiamo il cubo con Dark Pact, aspettiamo, abbiamo già vinto. Abbiamo vinto, raga, abbiamo vinto. Prossimo turno, attacco, acchiappa pippe, uccido il cubo, patto tenebro. Vabbè, vai tranquillo, amico mio, tutto nella media. Se mi uccidi il cubo sei terribile, porca troia, che cazzo di figlio della merda sei, cazzo. Oh. Ti devi un attimo calmare, perché devo arrivare a turno 8 per Geraxxus. Allora, questo attacca lui. Lui, in realtà, perché attaccare lui quando posso attaccare lui, che tanto poi muore lo stronzo, no? Questo attacca lui, questo mangia lui. Questo guadagna le statistiche della charge intrinseca del suddetto, giusto? E diventa un 8, no non è vero, diventa un 6-4. Questo quindi va qui, giusto?
e poi devo tauntare, se no muoio, che cazzo vuol dire? Ah no, non è vero, perché questo qua muore. Questo qua muore, quindi tanto vale fare spatto, spattalo e prendiamo lui. Ah, oh, amici, abbiamo vinto. Vi ho riassunto il deck. Abbiamo vinto, cioè contro Mage, peraltro, che è il peggior matchup perché ci spara tutto da faccia e noi abbiamo ben poche cure, visto che non possiamo giocare a Ametista e cose simili. Il mio problema è arrivare a turno 9 per Geraxxus. Ma noi abbiamo appena... abbiamo vinto, ragazzi, cioè, nel senso, come cazzo fai a contestare sta roba, amico mio? Veramente, non puoi, amico mio. È impossibile, impossible. Porco Diaz, se è possibile, se mi trovi la Fireball da Gryffindor, però vinci. Ok, forse non abbiamo vinto. Forse ho questo sentore che forse non abbiamo vinto, sapete? Anzi, più che questo sentore è la quasi certezza che non abbiamo vinto, perché il figlio della merda, chiaramente, ha ben deciso di fare il figlio della merda, avevo appena detto. Qua devo smorcare, non scattare Geraxxus. Va bene? E qua io devo metterlo nella situazione nella quale l'Italia è il prossimo turno, e quindi lui deve usare il removal per uccidere la mia board. Il discorso è che mi ha fatto fireball dal grifo, e praticamente ha vinto questa cosa, è molto probabile che lui vinca. Ora, probabilmente Counterspell, Arcanologa, probabilmente Mirror Entity, probabilmente insomma tutte le cose che a noi non danno fastidio. Ok. Dubito fortemente, amico mio, che tu abbia preso cose particolari, quindi nel senso, quella giocata mia sarà testo per l'Ital. No, ma seriamente hai preso la barriera del cazzo? Ma sei l'unico nella faccia dello scroto, amico mio. Sei l'unico nella faccia del mondo che ha fatto sta cosa. Nessuno prenderebbe mai tale carta. Sei a conoscenza di questa informazione, vero man? Sei a conoscenza di tale info. Chiaramente, seconda Counterspell. Orco, Dio, sono un coglione. Ho detto Dio, se. Attenzione, ho detto Dio. Sono stupidissimo, mi sono dimenticato di sta cosa. Come mi uccide? Fireball Ping? No. Mi devo uccidere con Fireball Frostbolt. Giusto? O Pyro da Glifo. Fireball Frostbolt non la può più fare. Io ho quasi fatto un misplay qua terribile, perché giustamente se avessi messo un minion con 4 di salute perdevo di Fireball e me lo sarei anche meritato, mi viene da dire. Dico, me non c'è più un cazzo che ti salva, a meno che tu non faccia... No, non c'è più niente che ti salva. Bel play, man. Well play... Va benissimo, carissimo. Oh, raga, è andata bene. Nel senso, ho fatto un po' di cagate io, perché lo ammetto, ma è andata divinamente. Ci abbiamo riassunto l'essenza del mazzo in questo game. Vi ho fatto vedere esattamente come dovrebbe workare contro il matchup peggiore, peraltro. Quindi meglio di così, andiamo alla prossima. Devo ammetterlo, dai, che un po' di fortuna l'abbiamo avuta. Più che fortuna, in realtà, madonna che culo. Nel senso, che fortuna. Madonna che fortuna che c'è sta tipa, porca. Vabbè, allora, siamo contro Warrior. Warrior, è un Warrior, nel senso, poi non devo rivedere all'infinito, è un Warrior. Teniamo il disco di manari, teniamo il bibliotecario, cerchiamo di trovare carte quali Cubo e Void. No, Cubo e Void sono la stessa carta, no. Cubo e Dungard, in modo da poter proccare la suddetta. Vediamo innanzitutto se è un quest. Dal fatto che ha molligato questa carta, non sembra essere un quest. Per l'appunto, infatti, è un deck particolare. Ora, la cosa bella di questo deck è il fatto che c'è il fattore sorpresa, no? Perché molti aggro dicono, vabbè, minchia, è lock, c'hanno tutti gli AOE, quindi devo molligare per late game. Invece questo deck se la gioca all'esatto contrario, perché lui in realtà è molto midrangedesco, ma con alto potenziale late game, grazie a Geraxxus, chiaramente, no? Geraxxus è la carta del late game per eccellenza, che, diciamo, non voglio bestemmiare con quanto sto per dire, però sostituisce degnamente la mancanza di Gul'dan. La mancanza di Gul'dan che chiaramente va a mancare, essendo lui a costo pari, chiaramente va a mancare tale carta. Vabbè, qui il signor del vuoto tutta la vita, pure dorato, chiaramente è più forte dorato, no? Ok, prossimo turno andremo di Coboldo oppure peschiamo, in realtà non lo so, bisogna un attimo capire che mazzo è lui, perché se è un fatigue ce lo prendiamo retto nel retto, no? Se è un fatigue ce lo prendiamo nel retto, quindi dando per scontato che potrebbe essere un fatigue in quanto cosa peggiore, facciamo Sense Demons, che ci andiamo a pescare carte, perché con Sense Demons stranamente peschiamo ben due demoni. Magari pescassi Geraxxus a me non è che dia fastidio, anche perché non c'è più la talpa di fogna, che era un problema chiaramente prima, e invece adesso non lo è più. Ok, questo è chiaramente forte, ma non è poi tutto questo problema. Allora, il fatto che non abbia voluto pescare ha intrinsecato le mie possibilità di trovare Dark Pact, Mortal Coil e tutte le carte che avrebbero per appunto rimosso il gigante facilmente grazie alla bambola voodoo. Ora, la mia giocata quindi che si andrà a settare è: io voglio fargli tirare fuori un Silence dalla mano o voglio farmi il teschio dei manari? Teschio dei manari implica il fatto che lui il turno dopo potrebbe fare eventualmente Harrison Jones. A parte che brucia carte se fa Harrison Jones, allora, amico mio, se ce l'hai, o melmalo, quello che vuoi. Nel caso tu non facessi tale giocata, amico mio, sei nella merda, perché io ho Dungard e il signore Coin, quell'altro, perché sono brucia carte, va bene. Invece no, sei un recruit, amico mio, ti stimo tutta la vita.
Lo volevo vedere quel matto. E sono, se perdo, amico mio, sono contento. Dammi la Dungard e pesco un cubo, per favore. Ok? Beh, c'era già successa una delle due. Allora, io in realtà, amico mio, mi piace molto la tua giocata. Devo essere onesto che mi stimo. Ma noi abbiamo dei deck da dei cosi da vincere. Quindi lui va qua, per cortesia. Maledici un servitore. Raccaccialo. Vai a caccia di ratti, man. Vai a caccia di ratti. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madonna, che tondeggio. Guarda che forte sta porco di azzicato. Quanto è forte sto chiacchiappa pippe. Maremma puttana. È fortissimo. È un Void Terror 9.0. Perché il 2.0 sembrerebbe che il Void Terror possa essere forte da 1.0, quando in realtà fa cagare. Vabbè, nel senso, adesso arriva Void dorato. Vero che mi arriva quello dorato. Doratalo tu. T'ho detto che arrivava quello dorato. Qual è il problema intrinseco, nonché efferato, è che una volta settato il teschio dei manari, carte come Jaraxxus sono un problema. Quindi io direi di giocare Sense Demons più tardi possibile, in modo da settare un 50-50. Ok, Sense Demons allora, man. Devi darmi lui e Dungard, carissimo. No, porca di quella puttana, non ce n'è neanche una che funziona bene quest'oggi. Allora, c'è di buono che Jaraxxus è 1 su 3. Anzi, 1 su 4, Dio buono, 1 su 4. 1 su 4 è tanto. E 1 su 4, amico mio, non vince. Ma sì, ma tu sei un hero power. Il problema del recruit, che non lo volevo ancora portare, è questo. A parte che lo volevo giocare, vabbè, nel senso, l'abbiamo massacrato. A parte che comunque lo volevo giocare con la versione della torretta esplosiva, quella che spara le bombe, no? Quindi nel caso vi interessasse tale versione, scrivete un commento. Sì, Poli, portaci la torretta Gunspire. Perdi tu le partite, Poli, è il vostro nostro. Comunque, vabbè, a parte il fatto che lui non ha giocato un cazzo, altro giro che la chiappa pippe ha spaccato tutto, no? Devastante, raga. Prossimo game assolutamente adesso. Una cosa che dovrò... Poi forse una cosa che dovrò aggiungere alla intro che andrò a riregistrare è il fatto che WoW, che doveva uscire oggi, in realtà esce sabato. Domani è venerdì. Boh, che cazzo, non lo so, non sto... No, aspetta. No, non lo so, non sto capendo, raga. Non mi ricordo più un cazzo di quando metto in programma i video. No, non prendetevela col Poli, che non è colpa mia. Allora, siamo contro Druid, siamo contro Alexa, che se non erro Alexa era un mio sub. Ora, vabbè, vi faccio vedere il battle tag, tanto mi mandate le richieste. Accetto solo i sub. Peraltro ne approfitto per ricordarvi che per appunto accetto solo i sub. Che se io quando streamo su Twitch, chi fa il sub con Amazon Prime è gratis, lo accetto anche lista amici. No, non è il mio sub. C'era un sub che si chiamava Alexa, Alexa qualcosa, o addirittura un vecchio mio paladino nella mia gilda, ma anni e anni fa. Allora, ok, siamo contro Druido. La mano è promettente perché abbiamo la uova. La uova. Che poi non so se avete visto il nome del deck, Ratatouille. Perché lui è un acchiappatopi, no? E questo è un uovo, l'uovo ci fa le frittate. Io mi sento simpatico a fare queste cose, raga. Datemi conferma che se sono simpatico, sempre un altro commento, oltre a rispondere alla domanda di prima. Vabbè, coin uovo? Coin uovo, mi piace coin uovo. Perché questo mazzo c'ha una quantità di possibilità di tenere carte in mano che è imbarazzante. Se il gigante un giorno dovesse essere nerfato a 13 mana e quindi entra nella sezione dispari e viene abilitato da questo mazzo, io presumo che il mazzo in questione, cioè questo, diventa qualcosa di inverosimilmente forte, inverosimilmente forte e strong. E vogliamo pescare, vogliamo mettere board, probabilmente lui è un token, quindi questa carta è importante, quindi fondamentalmente peschiamo due carte. C'è il mio gatto che cerca di entrare, nella speranza di trovare cosa? Probabilmente Chittering Tunneler. Beh sì, dai, peschiamo, in realtà ci sta a pescare adesso. Pescamo con lui, vediamo se c'è qualcosa. Non esiste qualcosa di due a giocabile. E lui no, perché vogliamo fare il cubo, chiaramente a turno 5, per mangiare l'ovetto, per poi fare la combo ovetto, acchiappatopi, acchiappapipi, insomma, quello che sapete. Qua probabilmente evocazioni della quercia, come si chiama, no? Evocazioni della quercia? No, golem direttamente, quindi senza evocazioni, senza passare dal via. Un po' come quando vai in prigione su Monopoli, che non passi dal via. E vabbè, difenderlo, dammi un bel... un bello grosso mi serve, perché sto qua mi rompe il cazzo, no? Questo qua è un taunt druid, comunque, ho sbagliato. Questo è un Adronox druid. Adronox druid penso sia terribile. Nel senso, non è malvagio, il problema è che non abbiamo troppi removal. Poi lui pesca... No, rampa. Orco, Diaz, man. Sta rampando come Gesù quando rampava. Si sa che Gesù nella Bibbia c'è proprio il passo che Gesù rampava. Vabbè, allora, iniziamo a guadagnare un po' di value, per carità di Dio, che se no sti qua non li uccidiamo più. Ok, quello lo teniamo vivo e passiamo. Prossimo turno è probabile che faremo Ratcatcher, quindi acchiappa pippe, e se mangiamo il cubo escono altri due.
E fondamentalmente abbiamo anche la possibilità. Parco Dios, Parco Cane per non dire mannaggia al clero. E Lord Godfrey. Ok, Manny, ok. Allora, questo probabilmente si schianta qua. Giusto? Si schianta qua. Aspetta, aspetta, che qua c'è una giocata intrinseca, lo so io. Questo va qua. Sapete qual è il problema? Che il mio cubo... Vabbè, questo va qua, questo va qua, questo va qua. Facciamo il venomante, come si chiama. Facciamo Tonio Cartonio, che fa un danno a tutti alla fine del turno. Puliamo gli stronzi. Il problema è che lui c'ha già Adronox, maremma merda. C'ha già due taunt, di cui uno è Lich King, che è il taunt che vuoi tirare fuori da Adronox. Quindi c'è un grosso problema. A me probabilmente questa la vinco realmente di Jaraxxus, perché i miei 6-6 diventano troppo forti. Discorso è che devo trovarlo, Jaraxxus. E a meno che non trovi come nella partita di prima. Sì, vabbè, amico mio, ma t'hai trovato tutto allora. No, hai trovato tutto, carissimo. Cioè, no, non posso competere io. Esatto, questa carta mi va bene, ma non ha il seguito di tale giocata. No, il discorso è che adesso, seriamente, io come cazzo lo contesto? Lui non lo contesto mai più. Probabilmente mi mangio il cubo. Mi mangio il cubo. Tradossi, ma Adronox, dove me lo metto Adronox io? Dove cazzo me lo metto Adronox, maremma merda? Che possibilità ho di fot? Non esiste possibilità forte. Porca troia, niente, ha vinto. Ha fatto tre turni vuoti perché aveva già tutto in mano. Nuris, Lich King e Maestro Cuor di Quercia. Amico mio, 2 su 20 le hai trovate. Vabbè, come possiamo provarci? Probabilmente facciamo trade. Aspettiamo la fine del turno. No, devo mettere board. Io devo mettere tantissima board. Addirittura qua forse sarebbe stato il caso di mangiarsi là il tipo. Purtroppo non ho un danno, quindi vediamo se lo troviamo da qua. Il dannozzo, tipo di Mortal Coil. Di Mortal Coil invece non troviamo un Everiton, minchia di nulla. Quindi andiamo di maledizione, facciamo maledizione number one, malediction number two. In questo modo abbiamo il trade, lui non può tradarsi Adronox se non chiaramente con Naturalize. E diciamo siamo nella merda perché Adronox ci incula. Cioè c'è poco da fare, ha trovato realmente tutto Manny. Hai trovato il Lich King, hai trovato il Lockhart, hai trovato il Dark Reaper, Iron Golem. La partita non prometteva neanche male, perché il nostro inizio era veramente incazzuto, che è più o meno un inizio sempre, perché abbiamo una cura di mana molto molto valida, cioè la puoi sempre mixare come ti piace ed esce sempre roba buona. Il problema è no, non Jaraxxus, bestemmio tanto, carissimo. Prossimo game, raga. Quanto era? 1 su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Neanche l'1 su 12 vinco. Maremma merda. Forse non la perdevo neanche come partita. Questo si chiama sexy condom. Maremma merda. Forse non la perdevo come partita. Cioè, magari non la perdevo se avessi... Bah, che cazzo ne so, raga. Non sono sicuro che la perdessi. Ne ero abbastanza convinto. Il problema è che la mia win condition era Jaraxxus. Sapere che lui oltre a tutti i taunt avrà anche Jaraxxus, per me sì. No, era persa come game. Sì, era decisamente persa come game, ne sono assolutamente certi. In ogni caso, allora, va bene, siamo contro Priest, quindi vediamo se ce la giochiamo un po' meglio talvolta. Se mentre nella partita di poco fa ho detto che per appunto la curva di mana è sempre buona, oggi invece risulta essere... vabbè, amico mio, dopo che cazzo vuoi ancora? Invece adesso risulta essere un po' alla cazzo di cane. Allora, qui probabilmente mi serve School of Demonari, perché chiaramente lui con i Physics Scream poi mi rimette nel deck i demoni, e i demoni io poi con School of Demonari me li rigioco proprio easy, facili facili. Quindi presumo che andrò a pescare carte, e andiamo a 8, 9, sì, va benissimo, peschiamo, che siamo alla ricerca di una carta ben specifica, che non troviamo, ma va bene. In realtà qui anche di solito il discorso di prima, essendo late game, Jaraxxus qua ci carria, quindi altra carta che vorrei avere anche in questo game è chiaramente il nostro caro amico You Face Jaraxxus. Herald Lord of the Burning Fucking Little. Sì, Legion. Vabbè, custode, vero? Custode è intradabile dal tipo, lui non attaccherà neanche perché penso che preservi il suo minion. Il suo minion si attacca e va a uno di salute e va a 4, fa Dustbreaker e va a uno di salute. Stai tranquillo, devi stare calmo, cazzo. Devi stare calmissimo. Dammi un uovo. Un uovo non è male. School of Demonari è fortissimo e questo fa un po' cagà. Allora, Natare, zimmalo, faccialo. Qui addirittura potremmo pensare di fare l'altra versione del deck che è molto simile a questa, cioè la versione Natare, zimma. Cioè, tu col cubo ti evochi poi tanti di questi stronzi. Il problema è che ne puoi evocare massimo 4, perché giustamente hai solo 2 cubi. Perfetto. Ma soprattutto, non avendo Gul'dan, non puoi poi resummonarli. Quindi vabbè, insomma, è abbastanza inutile come cosa. Amico mio, lui va faccia. Ponderatamente lui va faccia. Ora, abbiamo lo school che però se facciamo adesso ce lo prendiamo proprio là, probabilmente trade cubo Dark Pact.
Sì, mi piace, cazzo, mi piace. Questo va qui, questo me lo magno, me lo dar pacto con questo, così gli facciamo credere che la carta che ho in mano è pesante, me lo dar pacto, loro due muoiono, purtroppo non abbiamo un danno sul 4-6, perché se no avessimo avuto un danno extra qua, facevamo doppio e esplodevano tutti, quindi ogni turno abbiamo una consacration, perché lui non può rimuovere, a meno che non faccia Dustbreaker, me ne può uccidere uno. Dustbreaker, ok. Ma se fai Dustbreaker mi va bene, perché io posso settare il mio teschio dei manari. Il mio teschio dei manari, ok. Il mio teschio dei manari. Un danno va qui. Un danno va qui. Minchia, però il teschio dei manari. Sì, il teschio dei manari. Cioè, nel senso, io qua potrei fare attacco qui. No. Porca troia, sì, il teschio dei manari. Il problema è sempre se c'è un weapon removal. Ma che cazzo lo gioca un weapon removal dopo che è stato. Non ha troppo senso. Probabilmente non faccio neanche life tap, perché non voglio pescare altro demone, sono un void lord. Qua realmente facciamo teschio dei manari, questo va qui e questo va a faccia. E passiamo, perché se io pesco Jarax uso Doomguard non mi serve. Io voglio esattamente il void lord adesso. Se lui è un weapon removal, amico mio, ti faccio i complimenti. Ce l'hai in mano dal primo turno, ti stimo tantissimo. Ti giuro ti stimo, man. Giocare contro Locke, che ci sono solo Even e Zoo, e tu hai preso esattamente la Velma, ti stimo tanto, man. Ti giuro. Ti giuro, carissimo, ti stimo tantissimo, ti faccio veramente i complimenti. Vabbè, complimenti a parte. Lo peschiamo, allora. Lo peschiamo, facciamo loro due. Lo peschiamo. Eccolo, pezzo di merda, you face the fucking one. Il problema è sta puttanella, quindi andremo a fare un bel Shadow Bolt, probabilmente. Un bel Shadow Bolt, e qua ci prendiamo un Dark Pact, vero? Un Dark Pact per rimanere alti di vita. Il problema è mio è che lui mi uccide di Mind Blast dopo, no? Lui mi uccide di Mind Blast, quindi in realtà è abbastanza indifferente. Nel senso, Jaraxxus deve essere qualcosa di cattivissimo. Lui, avendo già giocato la Melmina, almeno l'arma di Jaraxxus non me la può contestare. E quindi va benissimo. Eccolo là, porca troia, turno 8. Cristo di Dio, maleficissimo quella volta che è nato. Santo Dio. Questo è terribile. Cioè, questo non è che è un male, questo è il male peggiore. Questo è proprio terribile, maremma puttana. Allora, sicuramente lui, giusto? Questo va a faccia. Allora, non penso che siamo morti, devo ancora fare una Shadow Vision. Quindi acchiappa topi, qua acchiappa pippe. La chiappa pippe però non risolve il 3-3. Quindi la chiappa pippe viene giocato solo per... A meno che non voglia fare pietra salda. Pietra salda, non mi piace. Pietra salda, rinnala. Eccola la rin. Lui va qua, questo trade, questo va a faccia. Ora... Physics Scream è qualcosa di esistente, ma non un problema ancora. Il problema sono i danni che ci fa quello stronzo lì. È vero che abbiamo due Dark Pact, è vero che abbiamo ancora Jaraxxus nel caso ci abbassi, ed è vero che abbiamo Rin, che però ha ben poca utilità, dato che ora che la sviluppiamo mi sa che siamo belli che morti. Lui peraltro c'ha già i danni. Ok, c'ha però appunto il Physics Scream, come vi avevo detto, come vi avevo ponderatamente narrato. Rinnala, nel senso pesca. Sì, rinnala. Rinnala tutta la vita. Lui deve usare qualcosa. Ha senso dar pactarsela? No, cioè nel senso non vinco di Rin sto game. Non lo vinco di Rin. Anche perché ora che la sviluppo io muoio. Quindi in realtà esatto, io voglio che lui smorchi faccia per farmi cose. Non così però, man. Non così. Così è terribile. Così è terribile perché mi abbassi di vita e io ci muoio prima. E allora trade dar pact sto giro. Sti gran cazzi, man. Sto giro facciamo trade su di... no, beh, neanche trade. Se vogliamo fare Doomguard e il Void Lord qua possiamo anche fare a meno di fare il trade in realtà. Facciamo il Signore del Vuoto. Signore del Vuoto, mi serve board, a me serve board che picchi. Quindi mi sa che devo fare l'uovo, picchiare, fare Dark Pact. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E in realtà... porca troia, dovrei uccidere quella là. Dovrei uccidere tantissimo quella là. Qua posso permettermi di prendere altri danni, tanto dopo curiamo tutto con Jaraxxus, quindi fino a che siamo sopra una certa ci sta. Lui quanti danni c'ha? C'è in totale 16 danni, quindi ora come ora potrei anche essere morto potenzialmente, però deve avere in mano entrambe le Mind Blast. Il che, amico mio, per me sarebbe un grosso, una grossa cosa. Tradiamo lei che non deve pescare. Ok, lui sta a 20, il problema è che c'ha due inni divini, Alexstrasza e cose. E il mio problema è che con Jaraxxus arrivo massimo a 20 di, a 15 di vita e lui chiaramente mi shotta di combo. Quindi io devo fare in modo che lui usi un Mind Blast. Ma lui non lo userà mai un Mind Blast. Per quale motivo dovrei usare un Mind Blast? Lui, se è un giocatore serio, non lo userà mai.
e mi sa che questo matchup è assai difficile. No, il problema è stato chiaramente il fatto che abbiamo perso il teschio dei Manari perché aveva la melma in mano. Mi dispiace un bordello perché sarebbe stato realmente realmente forte, perché col teschio poi ci cagavamo i void e mettavamo board. Il problema è che aveva esattamente la melma, e ripeto, raga, voi mi direte: ma come Poli? Ma come Poli? È normale? No, amico mio, c'è il meta di Warlock, è dominato da come cazzo si chiamano? Da Even e da Zo. Non puoi dirmi, amico mio, sì, c'è qualche cubo, ma al top legend stiamo parlando, vabbè, c'è qualche cubello in giro, però prevalentemente stiamo parlando di questi. Quindi fondamentalmente non penso che sia stata sbagliata la giocata di giocarlo lì, cioè sia stata giusta la giocata di tenere la melma. Si è rivelata giusta, ma in realtà è tanto un 50-50. Ora, Mindblast quanti anni mi fa? Mi manda 9-7, mi sa che dobbiamo fare Darpactalo, mi sa che dobbiamo Darpactarlo. Darpactarlo... Poi voglio sviluppare la Rin. Voglio sviluppare la Rin. Non penso di essere morto in realtà. Cioè, vabbè, poi il fatto che abbia avuto Shadow riparando in la turnotte è un altro discorso. Perché chiaramente se fosse nelle A... Dico, non dico nella metà, però... Insomma, non è... Avremmo praticamente già vinto. Mindblast di top deck. No, sta roba, man. Prima mi ha fottuto Jaraxxus in 1 su 12. Quest'orco Dios. Questa è una merda totale, intrinseca. Ecco cosa ha pescato il pezzo di merda. Ecco cosa ha pescato che è più forte di Jaraxxus. Quella merda lì. Siamo nella merda fino al collo. Adesso siamo nella merda fino al collo. Per cui qua io non devo scartare Jaraxxus. L'unica carta che non devo scartare è Jaraxxus. Ok, volevo tenermi in mano anche lui, ma va bene. Il problema è che siamo 10 di vita. E 10 di vita è pochissimo. 10 di vita è pochissimo e potenzialmente siamo morti il prossimo turno. Anzi, 93% siamo morti il prossimo turno. Anche se non contestavo il 4-6 eravamo morti lo stesso. Quindi vabbè. No, Shadow Riprando in a turno 8 e l'arma e la spaccarmi in mano. No, lo posso apprezzare, amico mio, eccolo là. Eccolo là, lo posso anche apprezzare, addirittura, man. Addirittura, Dio caro, vabbè. Vabbè, gran peccato in realtà. A parte quella di prima persa perché ci ha fregato il Jaraxxus. Questa è andata malissimo perché aveva veramente il counter tutto nostro in mano. E peraltro Shadow Riparando in a turno 8. È stato quello il problema. Anduin a turno 8, non tanto lo spaccarma. Perché Anduin ci ha pushato una madonna di danni. E Jaraxxus ha il problema, a differenza di Gul'dan, che non puoi essagliare di vita. E vabbè, costa anche un mano in meno, lo sappiamo. Il difetto di questo mazzo è questo a livello di danni. Però vabbè, raga, va bene, ci può stare. Amici miei, avete visto la potenza, anche se in realtà solo al 50%, di questo bellissimo deck. Un deck veramente particolare, con la quale anche vi consiglio di provarlo. Nel senso, ne vale assolutamente la pena, è un divertimento assicurato. Non è sicuramente un top tier 1, ma non lo sono mai i miei deck. Però come vedete, insomma, diciamo che può dire la sua. Tranne negli ultimi game dove mi ha fregato Jaraxxus, è partito con Adonox e Okart, peraltro 2 su 20, e questo tipo qua mi ha fatto la stessa cosa, 2 su 20, 25, con lo spaccarme Anduin. Tendenzialmente il deck, avete visto, worka molto bene. Abbiamo avuto due partite veramente rapide, specialmente contro il primo che l'abbiamo massacrato essendo il peggior matchup. Quindi guardate più quella, ripeto, provatelo di tasca vostra prima di dire, perché ripeto, il deck è veramente divertente, raga. Assolutamente. Grazie quindi a tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua. Grazie a tutti quelli che l'hanno supportato con un like tattico, un'iscrizione, una condivisione, un tantissimo bravo, ragazzi miei. Ma soprattutto,